Eccomi qui. Come ti avevo promesso, Antonio, ti racconto un po' com'è la situazione a Fermo post-terremoto. È vero che l'epicentro è stato in provincia di Macerata e a Norcia, però da noi ci sono stati molti, molti danni. Il centro storico attualmente è blindato perché è a rischio crolli. Sai, comunque sono edifici vecchi e purtroppo sono stati lesionati. Molte scuole sono inagibili e stanno cercando in qualche maniera di spostare le classi da qualche parte più sicuro, in modo che così i ragazzini, i bambini e i ragazzi possano tornare ad avere le loro lezioni, poiché qui comunque le scuole sono state chiuse, sono chiuse da diversi giorni, tutta questa settimana e lo scorso weekend. Adesso non so con esattezza quando riapriranno, non ho ben capito se lunedì 7 o mercoledì 9. Salvo ovviamente imprevisti. Ti dico, casa mia, tutto l'edificio, anzi il condominio è inagibile perché comunque ci sono molte crepe. E stando a ciò che mi ha detto il signore che abitava due piani sopra me, c'è un pilastro sotto il mio appartamento che sta cedendo. Ora, comunque, è da verificare anche tutti quanti i danni. Infatti, la prossima settimana padrone di casa con ingegneri e dei periti e con noi presenti ovviamente, andranno insomma a verificare l'entità del danno e da lì si deciderà che cosa fare. Ti dico, adesso è tutto ancora un grande punto interrogativo, ma ti dico, è una cosa che a noi ha fatto tanto male, a tutti quanti, perché a Fermo grossi danni non ce ne sono mai stati, nel senso anche nel 97 con il terremoto Umbria Marche, io non mi ricordo tutto questo, io non mi ricordo in tutta la mia vita, te lo giuro, in 38 anni di vita, scosse di terremoto forti come quello di mercoledì della scorsa settimana alle 21:30, e quella di domenica mattina alle 7:41. Io non le ho mai ricordate e ti dico, qui c'è tanta tanta paura, tanta veramente preoccupazione, perché comunque sembra che non si vuole fermare. Anche oggi c'è stata una scossa intorno a mezzogiorno di 3,8 e l'epicentro è Bolognola, un paesino vicino alle montagne in provincia di Macerata. E ci sono continue scosse, dai 3 in su. Ce ne sono diverse, come ti ho detto un attimo fa. Poi ci sono quelle di magnitudo minore, però quelle magari relativamente preoccupano. Ora siamo nelle mani di Dio, come si dice. E ti ripeto, è vero che non è l'epicentro qui, però Fermo è stata colpita. E la cosa che, tra virgolette, diciamo, mi ha dato fastidio è che si è parlato di ogni città che ha subito danni, per carità, dove ci sono stati gli epicentri, hanno buttato giù veramente, cioè tutto o quasi. Qui da noi no, per carità, non si può paragonare a lì. Però quasi che siamo passati inosservati. Ma non tanto, non mi interessava per un fattore di pubblicità, quello sai che mi importa, cioè quello è inutile, capito? Più che altro per una questione di aiuto ai tanti sfollati, perché qua ce ne sono veramente tanti, come me, che sono rimasti senza casa. Io devo dire, sono stata tra virgolette fortunata perché c'è il mio ragazzo che comunque mi ospita in periferia di Fermo. Ho qualche disagio per carità, però Dio te ne ringrazio, sto bene.
anche se spaventatissima e preoccupata e anche molto tesa, però ci sono persone che non hanno veramente niente, più niente, e sono state dislocate nei campeggi, nei bungalow, e non sanno neanche loro quello che avverrà poi. Devo dire, è un'atmosfera surreale. Guarda, io nella mia vita non mi sarei mai, poi mai immaginata che sarebbe accaduta una cosa del genere. Devo essere sincera, guarda, la giunta comunale, in particolar modo l'assessore ai servizi sociali e il sindaco di Fermo, sono stati, no, strepitosi, qualcosa di più. Cioè, sono venuti domenica a fare i sopralluoghi insieme alla protezione civile, all'edificio, e lì per lì era semi-agibile, diciamo, una via di mezzo. Poi, resosi conto della situazione, hanno dato l'inagibilità. Però sono intervenuti subito, assieme anche ai vigili del fuoco. E poi già lunedì mattina, se io non avevo il posto dove andare, a me mi avevano già trovato il bungalow. Solo che purtroppo ho dovuto rifiutarlo perché è una zona di mare, sempre che fa parte di Fermo, presso la costa, Marina Palmense si chiama questo posto, che comunque è lontano dal mio posto di lavoro. E io magari, sai, finisco a un certo orario la sera e lì comunque di autobus ce ne sono pochi che arrivano. Quindi di giorno, per carità, ti muovi tranquillamente, ma mi sembra che lì dal tardo pomeriggio in poi non c'è niente, io come farei a tornare? E quindi ho dovuto rinunciare, però comunque io il posto ce l'avevo. La mia cagnolina e le mie due gatte le ho dovute mettere in un rifugio dove comunque stanno bene perché è un posto molto bello, nuovo, che hanno aperto a settembre, pulitissimo e non mi fanno pagare nulla. E comunque tutto anche antisismico, quindi so, almeno per loro sono tranquilla che non accadrà nulla. E posso andare ovviamente quando voglio a trovarle. Per il resto, sai, sono preoccupata per tutte, oltre che per me, anche per le altre persone, perché qui, non lo so, non so che pensare. Il terremoto ti prende così all'improvviso e tu sei lì inerme senza avere la possibilità di far nulla. Devi solo aspettare. E poi, boh, le conseguenze Dio solo lo sa. Devo essere sincera, non sono confusa. Alle volte mi sento smarrita perché è tutto un punto interrogativo gigantesco. Però noi qui cerchiamo comunque di farci forza, di andare avanti, di proseguire la vita nella maniera più adeguata, diciamo, per quello che si può fare. Nonostante, come ti ho detto prima, c'è paura, tanta preoccupazione, tensione, però dobbiamo andare avanti e ci facciamo forza e ci aiutiamo tra di noi. La regione Marche è stata veramente massacrata da questo terremoto. E ora speriamo soltanto che nel tempo, piano piano, queste scosse vadano a diminuire, in modo che così riusciamo anche un attimino a vivere, non a sopravvivere come stiamo facendo adesso. Io non capisco soltanto una cosa, quel sacerdote di Radio Maria che ha detto che il terremoto è una punizione di Dio per le unioni civili. Lui non capisce proprio niente, Dio non permetterebbe mai una cosa del genere.
Non farebbe mai del male ai suoi figli. Mai e poi mai. Non è lui che causa questo. Anzi, se qui da noi non ci sono stati morti, e comunque dei feriti sì, ovviamente, perché purtroppo capita, insomma, però niente di grave. Questo è perché Dio è intervenuto, secondo me. Quindi quel sacerdote un attimino dovrebbe misurare un pochettino le parole e mettersi anche nei panni degli altri. E soprattutto riflettere perché Dio non è come lo dipinge lui. Detto ciò, ti dico, sono un po' così, anche rattristata. È tutto un insieme di strane emozioni, di strane situazioni. Boh. Non so, guarda, non so come andrà a finire. Io spero nel migliore dei modi per tutti. Però la mia bella Fermo è stata veramente ferita. Poi noi fermani siamo molto attaccati al nostro, alla nostra città, al nostro luogo. Quindi, sai, vederla così fa brutto. Tu pensa che con la scossa di domenica, quella delle 7:41, si è bloccato l'orologio di Piazza del Popolo, proprio in quell'orario. Io non so poi se è vera questa notizia che mi è stata data, che c'erano dei danni anche al Duomo, alla chiesa del Duomo, molte chiese anche, quello sono sicura, perché ho letto che le messe sono state spostate, quindi. E che dire, c'è anche un ragazzo, tra virgolette, di un paesetto qua attorno che si è visto crollare la casa. Lui è sposato e ha 3 figli. È riuscito a salvare sia loro che la moglie, in più anche i vicini di casa, insieme al maresciallo dei carabinieri. E lui è anche senza casa. Come tanti di Fermo e dei paesi che sono qui attorno. Quindi l'emergenza è anche per noi. E spero veramente che lo Stato farà qualcosa. Certo, non può fermare i terremoti, questo nessuno può farlo, però che ci vada a dare un aiuto concreto, perché adesso come adesso. Tutti ne abbiamo bisogno, tutti noi, perlomeno, che abbiamo perso la nostra abitazione. Io spero veramente di cuore che faranno qualcosa quanto prima. E mi auguro ancora di più che questo terremoto non continui, perché così facendo. Boh, non oso pensare a quello che potrebbe essere il poi. Comunque, noi andiamo avanti, ci proviamo, come ho detto anche prima. Ci proviamo e cerchiamo di sforzarci veramente, mettendoci tutti noi stessi per avere un pizzico di normalità. Ci auguriamo sempre che non verremo dimenticati, almeno dagli esseri umani, dallo Stato. Perché Dio c'è, Dio veglierà su di noi e di questo ne sono convinta. E che ci protegga. Affinché comunque non ci accada veramente un qualcosa di irreparabile. Le case, mi auguro che nel tempo le avremo un po' tutti.
dopo questo lungo, lungo messaggio, ti saluto Antonio e ti ringrazio se pubblicherai questo mio messaggio. Ti auguro una buona domenica. Un abbraccio.